Mocca di squaglia, sti sudoro striga, o mare nobolo, corrorido. Maledetti voi. Questa decisione della privatizzazione dell'acqua è un bene supremo per l'uomo. Io non posso vivere senza acqua. Se l'acqua diventa merce, la venderanno come vendiamo la benzina. Avranno tempi magri in avanti. Tempi in cui verrà tagliata l'acqua alle famiglie perché non possono pagare. Ma saranno soprattutto i poveri del sud del mondo che non potranno assolutamente pagare per comperarsi l'acqua. Domani avremmo con questo tipo di legge 100 milioni di morti di sete. Perché i poveri non hanno i soldi per comperarsi l'acqua, che costerà moltissimo, perché le multinazionali vogliono guadagnare sull'acqua. Io penso che dobbiamo ritornare a usare questo linguaggio forte, perché siamo davanti a decisioni criminali. Ecco perché, come credente, non posso non usare quella parola dura di Gesù. Via da me, maledetti voi. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete.